Per quanto riguarda la risposta alla situazione sui mercati dell'energia, se la crisi tra Russia e Ucraina dovesse diventare duratura è cosa che stiamo valutando. A dirlo è stato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis, riferendosi alle conseguenze del conflitto russo-ucraino sull'approvvigionamento energetico dell'Europa. Dombrovskis ha anche parlato delle spese degli Stati membri per tamponare le conseguenze della guerra in Ucraina sulle rispettive economie. La clausola generale di salvaguardia resta in vigore, c'è comunque spazio di bilancio per misure volte ad affrontare la crisi in corso.